Ragazze, ciao ragazzi, sempre stessa tenuta ragazze, cioè rassegnatevi, io quando ci sono giornate solari come questa ne approfitto anche perché ho già visto le previsioni, non ce ne saranno altre fino a martedì prossimo, sì, con lo stesso make-up, lo stesso pigiama, solita. Allora, iniziamo il mio solito. Allora, volevo farvi vedere i miei acquistini del weekend. Questo è stato prima del Cosmo Prof. Non vi voglio svelare niente perché farò poi un video a parte. So che ci saranno, gireranno molti video, magari gireranno molti insulti. Per me però è stato la mia prima volta del Cosmo Prof. Quindi ci tengo a fare un video apposito per sfogare la mia esuberanza, ecco. Iniziamo con questo mini haul di questi acquistini che ho fatto nei weekend prima del Cosmo Prof appunto. Inizio con il mostrarvi i prodottini piccoli. Allora, innanzitutto sono andata alla Coin. Ecco qua. Sono andata alla Coin e c'era un'offerta, però non l'ho presa la settimana scorsa ancora. Mi stavo ingarbugliando. Mi sono fatta la tessera. Non l'ho mai fatta la tessera della Coin, sinceramente, perché 5 euro per me non ne valeva la pena per una tessera. Anche del Lupim, io ci vado spesso, ma 3,30 euro in quel momento, soprattutto quando hai i soldi contati, non vale la spesa. Quando avrò 3,30 euro da buttare, sicuramente la farò, ma anche 5 euro era eccessivo. Però fortuna vuole che quel giorno, quando sono andata ad acquistare, la tessera era in promozione a 1 euro e te ne davano due, una per te e una per un tuo familiare. Quindi io ne ho approfittato subito e l'ho fatta. A parte questo, dovevo andare in centro per acquistare i miei soliti libri della stagione dell'Euroclub, che vi mostrerò presto, in questo video, ovvero. E parcheggiando dal parcheggio della Coin, perché dovete sapere che la Coin nella mia città è un posto in Genova Centro, è un posto dove c'ha i parcheggi tutti a pagamento, non se ne trovano di liberi e quindi è difficile trovare parcheggio. Ha un parcheggio proprio anche lì a pagamento, però se acquistavi ovviamente in un'ora e se acquistavi qualcosa di loro nel loro negozio non te lo facevano pagare in sostanza. Io sono stata meno di un'ora lì in centro e quindi ho acquistato, giusto per il parcheggio ma non solo, ho acquistato due Yankee Candle. Io vado alla Coin per acquistare principalmente Yankee Candle e qualche volta se riesco a trovarli Essence e Catrice, o se no ultimamente, e vabbè, MAC quando ci vado al corner, ma ultimamente mi sto interessando anche ad altre cose, ma appena avrò i soldi magari li acquisterò. Per adesso mi concentro su queste che sono le più raggiungibili. Allora, perché parlo così? Le due Yankee Candle, ho preso la Black Coconut, che ha questo odore di sentore di cocco che è veramente pazzesco. È godurioso il cocco, io credo che il cocco sia godurioso. Buonissimo. Dovete vedere la faccia che faccio quando metto l'olio di cocco nei capelli. Che l'ho pagata 1,80 euro di meno. Aspetta, c'è qualcosa che non mi sconfiffera. Due. Allora, c'era il 30% di sconto, penso. Perché ora lo sto leggendo io, manco me ne ero accorta, anche volendo i soldi per prendere qualcos'altro non ce li avevo. E c'era il 30% di sconto, quindi 1,80 euro l'ho pagata, in realtà 1,26 euro. 1,26 euro l'ho pagata la Black Coconut. Poi questa Yankee Candle Clean Cotton, che è quella, questa tarte, volevo dire, che è quella fragranza mensile, con il 25% di sconto, quindi questa era già scontata 1,35 euro e me l'hanno scontata ulteriormente di 41 centesimi, quindi meno di 1 euro. E cosa dirvi? Sa di pulito? Ultimamente sto andando per le cose che sanno di pulito, perché
quando pulisco la camera e accendo questa sensazione di pulito permane ancora di più. E cosa stavo per dirvi di questa tarte? Ah, l'altra fragranza del mese di aprile è questa, la Clean Cotton, e poi c'è quella alla lavanda. La tarta alla lavanda la volevo prendere, ma non c'era più ovviamente la tarte, quindi niente, ho detto oh, ammoccate, non lo prendo. Poi ho acquistato da Upim, ero andata per vedere se riuscivo a scovare quella cavoliccia di maschera per i capelli dell'aloe vera. Per sfizio, giusto per sfizio, però di prodotti dell'aloe vera non ne aveva neanche mezza dall'altra Upim. Non è la solita Upim in cui vado, ecco. Così ho acquistato, visto che l'avevo trovato, lo smalto bianco della Rimmel, quello firmato, della nuova linea firmata da Rita Ola. Ola? Ola? Dovrebbe essere Ola. E questo è il numero 13. E questo l'ho visto in una foto su Instagram di Lolla e mi era piaciuto molto perché è proprio un bianco gesso, mentre gli altri bianchi, che poi non ne ho quasi nemmeno uno, non ne ho nemmeno uno di bianco, quindi a posto. E questo l'ho pagato, ho lo scontrino, l'ho pagato 3,92 euro, quindi molto di più di quanto l'avevo pagato quell'altro. In realtà costa 4,90 euro, però c'era lo sconto del 20% su alcuni prodotti di profumeria, su molti prodotti di profumeria. Io appunto il 20% la volta scorsa avevo preso quello rosso e l'avevo pagato 2 euro, non so perché, non c'è, si vede che non c'era più questa promozione. Ho detto vabbè, e ho preso questo. Poi sono andata all'Ipercop e ho acquistato, eccolo qua, volevo farvelo vedere perché l'ho acquistato per il mio cucciolino amoroso Dudu Dadada, ovvero mio nipote, il mio nipotino bello che avrei voluto regalargli il mondo, ma purtroppo le sostanze sono quelle. Ho acquistato questo paccone di salviettine detergenti delicate. Ve le volevo far vedere perché appunto per noi che siamo make up obsessioned, diciamo, le salviette fanno sempre comodo. Queste in particolare, avendo io la carta Sociocop, l'ho acquistate con il 30% di sconto. Quindi le ho pagate 1,99 euro se non sbaglio. No, le ho pagate forse anche di meno. Perché costavano 1,99 euro, qua c'è scritto meno 60, quindi le avrò pagate 1,39 euro. Penso di sì. Anche se fossero 1,99 euro, queste secondo me sono ottime, nel senso, hanno questa appunto apertura, apri, dovrebbe essere chiuso se lo apro, non lo apro per sicurezza, però ha questa apertura apri e chiudi, molto comoda per evitare che si asciughi la salvietta, anche se quelle che sto utilizzando ora non si asciugano per niente, ci ho provato. Sono 80 pezzi, quindi sono un'enormità, e in più sono con nuovo morbido tessuto, dicono, con latte integrale di riso, dermatologicamente testate, senza parabeni e PEG free, quindi senza PEG, senza parabeni. Quindi penso abbiano un buon inci, non me ne intendo bene, qua vi mostro cosa vi mostro ragazze, non si vede una cippa con questa telecamera, ve la posso anche mostrare con tutta la buona volontà, ma sono convinta che voi non vedrete una cippa lippa. Comunque sia, il solo fatto che non abbia parabeni e PEG già è una, diciamo, sono della Fria, non l'ho detto, Fria Baby, è già un, diciamo, un buon prodotto, ecco, una buona cosa secondo me. E
E poi cos'altro dirvi? Vi leggo questo, quello che c'è scritto dietro. La formulazione: aloe vera gel, pantenolo, glicerina, latte integrale di riso, olio di mandorle dolci, estratti di camomilla, calendula e avena. E c'è scritto inoltre: la formulazione è stata testata dermatologicamente presso il centro cosmetologico dell'Università degli Studi di Ferrara e giudicata non irritante. Ciò anche grazie alla scelta di non inserire derivanti etossillati, formulazione completamente PEG free, e utilizzare conservanti approvati dalla commissione per la bio eco cosmesi. Quindi direi che sono ottime. Per il prezzo che hanno, ragazze, sono 80 salviette. Io direi che la prossima volta le acquisterò anche un pacco per me, tanto già che ci sono. Ho parlato anche fin troppo. E che sono davvero entusiasta dei prodotti per i bimbi, che sono, diciamo, con buon inci, che sono ottimi, ecco. Devo acquistare, la prossima volta volevo acquistare qualcosa per la pelle, perché il mio bimbo ha nel cuoio capelluto molto secchezza, sento la pelle molto irritata. Sicuramente mio fratello non sta utilizzando prodotti ovviamente bio, perché è tanardo, e volevo acquistare qualcosa che possa fare nel suo caso. Quindi pensavo un bagno doccia, uno shampoo della linea Puris, ho visto che ci sono ottimi, o se no anche della linea dei Provenzali, ora vedo un po'. Poi, ultimo prodottino che ho acquistato è stato dalla Kiko, questo pennellino, il 209, ed è questo, vediamo se così si vede, questo qui, con punta molto sottile, che mi serve per l'eyeliner, perché siccome avevo acquistato l'eyeliner in vasetto della Essence marrone, non avevo il pennello, e così mi sono detta vabbè, acquistiamolo, 9,90 €. Ancora non l'ho utilizzato, quindi non so dirvi, perché come sapete sto pian pianino riniziando a truccarmi, non vorrei già esagerare con l'eyeliner. Poi passiamo ai libri. I libri che ho acquistato. Devo essere sincera, sono andata alla Fiera Primavera questo weekend, il weekend scorso. Ma non c'era niente di che, c'erano cose per i mobili, c'erano auto, moto, cibo ovunque, però non c'era granché. L'unica cosa che mi ha entusiasmato parecchio era ciò che c'era fuori, non c'entrava niente con la Fiera Primavera, ovvero il libraccio dove ho acquistato questi due libri, e sono felicissimissima. Allora, questo è Candace Bushnell, di Candace Bushnell, o Bushnell, o come la volete chiamare, che è la stessa autrice di Sex and the City. Io ho già due precedenti libri, che sono Il diario di Carrie e Summer and the City, e ho scovato, perché era al di fuori del negozio, ci sono dei cestoni con un bordello di libri sia sopra che sotto, buttati così a casaccio e con il solo prezzo di 2 euro. Posso io non approfittare di una meraviglia del genere a 2 euro, ragazze? Così ne ho approfittato e ho scovato questo, che è bionde a pezzi e che volevo appunto acquistare. Quindi sono contenta di aver potuto risparmiare e l'ho acquistato. Questo ovviamente è un libro usato, a 2 euro. Poi, altro libro usato è questo, il libro per bambini di Roald Dahl. Come sapete, Roald Dahl, non so se lo sapete, non so se l'ho detto, però Roald Dahl è uno scrittore, uno dei tra i miei scrittori preferiti per quanto riguarda i libri dei bambini, perché fin da piccola ho sempre letto le sue storie, ho sempre sentito leggere le sue storie, perché alle elementari mi leggevano molti libri della Salani, questa
casa editrice della Salani gli istrici, e tra cui L'occhio del lupo, Le streghe, poi cos'altro mi hanno letto? L'ascensore di cristallo, il GGG, La fabbrica di cioccolato, e pian pianino me li voglio riacquistare, come il signor Sporcelli, me li volevo riacquistare perché penso che siano dei libri che non debbano mancare in una libreria, e così anche da far leggere ai bambini, a mio nipote quando crescerà, o a un figlio che magari un giorno avrò. E questo in particolare è il GGG, ovvero il gigante, allora, il grande gigante gentile. Io di questo non mi ricordo molto perché l'avevo letto, ma non ricordo assolutamente la storia. Però il fatto che l'abbia scritto Roald Dahl l'ho preso, ero molto felice e l'ho acquistato a 2 euro. Quindi molto molto contenta di averlo preso. Ora passiamo ai libri dell'Euroclub. I libri dell'Euroclub sono 4. Mi metto già la mano davanti. Uno era un regalo e l'ho già regalato. Ed era come Il comandante di Auschwitz. Io, come sapete, non li leggo quei libri. Questa volta l'ho detto bene, però, in confronto al primo video in cui ho sbagliato clamorosamente. Figura de merda proprio. Però, appunto, ho preso 4 libri. Perché ho preso 4 libri, ragazzi? Allora, parliamo di nuovo di Euroclub. Euroclub, che ora è chiamata Mondo Libri, se non sbaglio. Devo dire che io mi trovo bene. Si deve acquistare ad ogni stagione. Da qualche parte ho il calendario, ve lo faccio vedere. Mi sono fatta dare il calendario Mondo Libri, ecco, ora viene chiamata così. Mi sono fatta dare il calendario dove mi dicono la data di quando arriva il catalogo, e sono 4 stagioni più l'invernale, quindi ora ve lo so dire con precisione. In inverno è avvenuto il 13 gennaio, primavera il 20 marzo, ovvero mi è arrivato quindi poco, qualche settimana fa, e ho il tempo un mese, quindi entro il 20 aprile io ho il tempo di acquistare dei libri. Poi in estate il prossimo sarà il 29 maggio, in autunno il 31 luglio e a Natale il 13 ottobre. Arriveranno i cataloghi. Poi le scadenze ovviamente sono diverse. Dietro, sempre sempre nello stesso scheda, ho tutto: invio catalogo, data limite ordine e data limite libreria, perché ovviamente se tu hai più tempo se vai a acquistare direttamente alla libreria. A parte che secondo me è molto più comodo acquistare in libreria, ecco, però è una mia impressione. Ritornando al perché ho acquistato 23, 4, 4 libri. Allora, ho acquistato 4 libri perché io ho la promozione, non so se vale adesso per tutti, quindi non so correntemente quale altra promozione ci sia, ma io ero entrata, diciamo, nella promozione 3x2, quindi ogni volta che acquisto 2 libri, il terzo è in regalo, quindi il terzo meno caro è in regalo. Io ho acquistato appunto questi 2 libri, avevo preso inizialmente, quindi abbiamo Bridget Jones, Un amore di ragazzo, scontato ovviamente da... ho tutti, mi pare che ho tutti gli scontrini, eccolo qua. Come sapete, Mondadori... È un Mondadori, scusate, è della Mondadori, perché comunque sia il Mondo Libri non... è una linea, diciamo che è un'offerta, una piccola libreria della Mondadori, è una filiale, ecco, non mi veniva il termine. Come sapete, scontano sempre di base 20%, se non sbaglio, il 30%, perché solitamente questo libro costa 18 euro, io l'ho pagato 15,20 euro. Io ho altri libri, cioè ho tutta la serie di Bridget Jones, quindi mi mancava giusto l'ultimo. Certo, avrei preferito prendere quello in versione economica, quindi il libro con la copertina morbida, perché ho dell'altra serie, ho appunto la copertina morbida, se non sbaglio. Però appunto c'era questo, ho detto vabbè, ne approfitto e prendo questo.
non l'ho ancora letto, come vedete è in celofanato. Poi ho acquistato questo, che è Come inciampare nel principe azzurro di Anna Premoli. Questo ne ho sentito veramente parlare molto, ho vinto un premio bancarella e costa solitamente 9,90 €. È l'autrice del bestseller Ti prego lasciati odiare e io l'ho acquistata a 7,92 €. Appunto, sono andata lì per pagare e mi hanno ricordato che c'è il 3x2. Quindi cosa fai? Non prendi il terzo libro? Solo che io mi ero prefissata di pagare solo un tot, anche perché è quello che mi era rimasto più o meno del Cosmo Prof. Questi li ho acquistati ieri, se non sbaglio. E spendevo sui 23 €, ecco. Quindi cercavo un libro che costasse quanto questo, almeno quanto questo o poco di più, cioè 8 € all'incirca, per poter evitare di pagare di più. Sarà andata a cagna, ma l'ho ragionato così e ho trovato un libro che era appunto Il comandante di Auschwitz, che costava lo stesso prezzo e quello che poi ho regalato. Quindi ho preso tre libri che sono questi, e poi in regalo ti danno, se superi i 20 €, in regalo ti danno un libro, che solitamente sono a scelta. Ogni mese ci sono 3 o 4 libri da scegliere un titolo come regalo. Loro ti danno sempre, ogni stagione, un titolo in regalo se superi i 20 € di acquisto. E io ho ricevuto il regalo L'uomo della sabbia. È un thriller di Lars Kepler, che è lo stesso autore dell'Ipnotista. Io conosco già l'Ipnotista perché mi sembra di averlo regalato a qualcuno, però questo l'ho acquistato, me lo sono fatta regalare per sotto consiglio della libraia, della commessa, ragazzi, della commessa. L'ho acquistato sotto consiglio della commessa perché dice che è veramente bello. Quindi, niente, questi erano tutti i miei acquisti. Anzi, no, mi stavo dimenticando. Questi sono i tre libri più uno che ho regalato. Ultimo acquisto, e ho finito, è stato questa borsa. Ok, ora è uno zainetto di Segue. È questo zainetto qui con motivi primaverili, floreali, mi piace un sacco. Mi dà allegria, diciamo, a questa tasca con la zip e con il ciondolo con scritto Segue, e poi un normale zainetto, quindi, che si allarga e può contenere il mondo praticamente. Mi piace un sacco. Ha anche delle taschette laterali. E niente, siccome mi piaceva un sacco, sia per avere qualcosa di primaverile, sia perché mi piacciono i zainetti così belli spaziosi, se magari dovessi andare nel weekend da qualche parte, eccetera eccetera, è molto carina e si trova da Segue. Ho il cartellino qui da qualche parte, ve lo giuro, l'ho tenuta apposta, certamente. Logicamente ora il cartellino non ce l'ho più, ma vi giuro che era qua. Ah, eccolo, il cartellino è qui, quindi l'ho pagato 29,99 € da Segue, come vedete. Molto 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 bella, mi è piaciuto, mi piace un sacco appunto queste tasche, molto molto fantastica, molto fantastica. Ok, niente, questi sono tutti i miei acquisti del weekend. Come vedete non è un grande punto. Vi mando un bacione e ci rivediamo al prossimo video, che penso sarà il video del Cosmo Prof. Cioè, lo girerò, poi non vedo quando pubblicarlo, perché ne ho un sacco di video indietro da in riserva da pubblicare, ecco. Un bacione, ciao ragazze, ciao ciao.